Ed ora eccoci proprio qui in compagnia di Gesto. Ciao! Ciao, buonasera e benvenuto qui su Radio Beat Music. Come stai? Bene, bene, è giusto, dico sempre questa cosa. Bene, Ti vado proprio subito allora di parlarci di Buongiorno Italia. sì, allora, Buongiorno Italia, il mio nuovo album, anche il titolo del singolo, la title track di lancio. È un disco che per me segna un cambiamento sia a livello di sound che a livello di contenuti, quindi sono passato da trap più da divertimento a diciamo, un nuovo genere che mescola la trap che facevo con il retaggio culturale degli anni 70 del cantautorato italiano. Quindi ho fuso, diciamo, ho fatto fare un frontale tra questi due mondi e queste due anche attitudini alla musica, quindi ho usato chitarre, tante chitarre vere, però sempre con i bassoni della trap, ho parlato dei problemi dell'Italia, però sempre con l'ironia che mi caratterizza anche da prima di questo progetto. Quindi diciamo è nuovo perché ho fatto un mix di tutto quello che sono stato e di quello che era un po' l'eredità musicale e culturale che ho addosso, essendo figlio di un cantautore degli anni 70, Stefano Rosso. Appunto, al quale hai preso anche ispirazione, possiamo dire, come dicevi. Assolutamente, io sostengo che abbiamo fatto questo disco insieme anche in maniera diciamo, però sono convinto di insieme, almeno a livello energetico, ecco, perché sento la sua ispirazione, sento, non so se vuol dire che la mia creatività, assolutamente, è un disco più gesto che mai, riconosci subito sia l'approccio, le rime, però l'ho fatto come se fosse filtrato attraverso tutti gli ascolti che ho fatto della musica canto tra gli anni 70, quindi al di là di mio padre c'è anche dentro De André, c'è dentro Rino Gaetano, c'è un po' un mix di tutto quello che mi ha formato, che però l'ho sposato con il rap e la trap che ho sempre fatto, quindi credo di aver dato vita a qualcosa di nuovo completamente, nuovo per me e nuovo anche per l'Italia. E tra l'altro, parlando anche del videoclip di Buongiorno Italia, possiamo dire che hai descritto la situazione italiana oggi come oggi. Sì, guarda, il focus era sui media, su più che altro la TV, no? Sui programmi, sulla trash TV, sui reality, sui talent, no? Ho preso un po' di mira quel mondo lì, che se ci pensi è un po' l'antagonista del rap, no? È esattamente agli antipodi, nel senso un rapper si forma da solo, va a fare i concerti da solo, chiede il microfono, tanto che non ha bisogno di una spinta della TV, e quindi era un po', diciamo, un cercare di estremizzare, di prendere in giro in maniera grottesca tutto il mondo della TV, che volenti o nolenti è quello che forma culturalmente buona parte della popolazione, no? Eh già. E invece della scena in generale moderna italiana, cosa ne pensi? Scena Di scena in che senso? musicale. Musicale in generale o del mio Generale e genere? del rap, appunto. Oh, guarda, in generale io ho sentito l'esigenza di fare un disco con dei contenuti, anche se comunque camuffati sotto la chiave ironica, perché mi sembra che boh, nessuno abbia più nessun interesse, se non altro, a fare un po' di critica del tempo che viviamo. No? Mi sembra che in generale la musica attualmente, molto più di prima, tende solamente a cercare di distrarre, no? A essere la cicletta per essere spensierati. E quindi questo allontana molto da quello che molto probabilmente è la funzione primaria di un'opera, ossia quella di sì, ok, distrarti, ma anche puntare il dito verso le cose che non vanno bene, no? Diciamo che il fuoco sacro che ti viene quando ti metti a scrivere una canzone può avere varie nature, però sicuramente nel momento in cui vuoi esternare un'opera è perché vuoi dire la tua su come vedi il mondo, no? Invece in generale, sulla musica in generale, ma direi anche sull'arte in Italia attualmente, è un appiattimento e non un'omologazione generale. Quindi ho cercato di essere una pecora nera in senso buono, però ecco. Anche
perché tante cioè, la maggior parte delle mie opere preferite, che siano musicali, che siano cinematografiche, che siano anche di pittura, hanno sempre quell'elemento di break point rispetto all'epoca che si vive, non per forza contro, ma almeno uno spirito critico, almeno una ribellione, no, rispetto allo status dominante. Siccome questa cosa mi sembra che sia persa, e io invece ce l'ho dentro, ce l'ho sempre calda, ho voluto puntare molto su questo, ecco. E appunto tornando a parlare di Buongiorno Italia, dove si può trovare e acquistare l'album? Allora, adesso è tutto Spotify, quindi uno che sta ascoltando e non mi conosce cerca Buongiorno Italia su Spotify e se lo può sentire gratuitamente. Poi ovviamente sta su tutti i digital, iTunes, tutto il resto, e si può prendere in copia fisica su Amazon. Comunque adesso sono tutti abbastanza esperti, quindi in realtà se ti fai, già che fai un giro sui miei social, riesci a trovare il modo di reperire Buongiorno Italia. Ma la cosa più importante per me è che venga ascoltato, al di là proprio di dove trova il disco, no? Mi interessa molto che venga non sentito ma ascoltato, perché ci ho messo veramente il cuore a farlo, e ci sono alcune canzoni che sono veramente importanti secondo me a livello sia umano che culturale. Vedi Svegliami Quando, che è la chiusura dell'album. E possiamo dire che è quella canzone che senti di più, quella quindi. Assolutamente, è una canzone che appena ho finito di registrarla mi ha dato un brivido, non mi è successo quasi mai. È stato bello perché è stata fatta in maniera molto estemporanea, il disco era chiuso, siamo in studio da Gian Girolami, che saluto, e io ho questo testo stampato in mente, che non ho nemmeno mai scritto, però era un po' che avevo quest'idea di fare una canzone in cui immaginassi un mondo migliore, un po' un Imagine di John Lennon come concept, no? Però non avevo mai trovato la chiave musicale per farlo uscire. E invece mi sono messo lì, ho provato a canticchiarla, e Marco, che è quello che l'ha prodotta, ha cominciato a suonare il pianetto, è un po' a stile Conte il pianetto, anche se tanti hanno detto ah, sembra di André, però in realtà secondo me l'ispirazione del sound è più Conte, no? Che però Conte è un nome caldo, Esatto, proprio in questi giorni. e musicista, diciamo. No, non allenatori, no, ho preso tutti i premi, ecco. E quindi poi è uscita da sola, siccome abbiamo sentito subito che aveva una vibe emozionante, allora l'abbiamo registrata per bene, l'abbiamo chiusa, in tempo un paio d'ore abbiamo chiuso anche il master, cioè è stata veramente veloce, fulminea e non prevista. Come tutte le cose non previste, sono quelle più pure, che poi escono anche con una vibrazione più forte, secondo me. E allora, visto invece che noi siamo in conclusione, adesso appunto ti ascoltiamo Buongiorno Italia, ti va di farci proprio tu il lancio radiofonico? Sì, certo. È giusto, questo è Buongiorno Italia. Guardatevi il video, perché il video è fuori di testa, fa ridere un sacco, fa riflettere. È giusto, Buongiorno Italia.